Nello scorso mese di agosto si è tenuto a Roma l'incontro per i 16.000 appassionati di Citroën e c'è stato appunto grande movimento per questo incontro. Vediamo cosa ci dice uno dei responsabili di Citroën Italia. Qui a Vallelunga si svolge quest'anno il 14° incontro internazionale ICCCR, cioè il raduno internazionale di auto d'epoca Citroën. Per la prima volta quest'anno in Italia, un raduno molto molto importante che ha visto la partecipazione di circa 2.500 vetture provenienti da tutto il mondo. Ci sono veramente modelli che hanno segnato la storia dell'automobile e Citroën, partendo dalla 2 cavalli, dalla DS, dalla Traxion, ha ovviamente una tradizione, una storia che permette agli appassionati di poterla rivivere in continuazione fino ai giorni nostri. Per mettere in evidenza ancor più questi modelli abbiamo organizzato all'interno della struttura di Vallelunga una specie di museo con veramente dei pezzi eccezionali, dei pezzi unici. Partiamo con una vettura veramente simbolica, dall'alto valore simbolico, che è la C6 donata nel 1930 a Papa Pio XI. Una vettura eccezionale, un pezzo unico, con maniglie e cromature particolari, ricoperta d'oro, con un trono all'interno, e una vettura che le maestranze e gli operai dell'epoca di Citroën Italia hanno costruito donando gratuitamente il proprio lavoro e il proprio tempo. È stata recentemente restaurata e fa parte della collezione dei musei vaticani, il Museo delle Carrozze, quindi è uscita in via del tutto eccezionale per questo incontro proprio qui a Vallelunga. Ma nel museo abbiamo allestito anche un museo veramente tematico che ripercorre la storia anche di Citroën in Italia, quindi l'apporto fondamentale che ha avuto Flaminio Bertoni, un designer italiano, un artista italiano, che andando alla corte di André Citroën all'inizio intorno agli anni 30 a Parigi, ha disegnato modelli che sono entrati veramente nella storia. Parliamo di 2 cavalli, parliamo di Citroën DS e parliamo di Traxion Avant. Quindi modelli veramente emblematici. E qui, in occasione dei 60 anni della 2 cavalli, abbiamo ricostruito in una medesima sala, il primo prototipo originale, che è data prima della Seconda Guerra Mondiale, quindi prima del 1938, una delle prime 2 cavalli prodotte in serie e l'ultima 2 cavalli, quindi degli anni 70. Quindi veramente dall'inizio alla fine di questo modello veramente mitologico per quanto riguarda la nostra marca. In un'altra sala abbiamo poi invece ricostruito un'altra vettura, la storia di un'altra vettura molto importante per noi, che è la DS, la DEA, una vettura lanciata nel 1974 dagli alti contenuti tecnologici e di stile che si differenziava in maniera evidente da tutta la concorrenza e che ancora oggi fa parte di una stretta elite di vetture che possiamo considerare emblematiche della storia dell'automobile. Accanto a questa c'è una ricostruzione perfetta, fin ai minimi dettagli, di una SM, una Citroën Maserati presidenziale, usata da De Gaulle e da Chirac per le sfilate del Presidente della Repubblica Francese lungo i viali del parigini. Quindi abbiamo ricostruito veramente un po' il sapore e i valori di Citroën sia in Italia che in Francia. E la soddisfazione di tutte le persone che hanno partecipato a questo raduno è veramente molto molto alta. Direi che senza ombra di dubbio è il raduno internazionale che più è piaciuto. E questo ci dà grande fiducia, ci mostra che la strada intrapresa è quella buona, la strada dell'entusiasmo, della passione, della voglia di dimostrare anche in Italia che Citroën può giocare un ruolo fondamentale come marca originale, tecnologica e che si distingue dalle altre. Siamo qua nel circuito di Vallelunga in un momento fantastico per noi. Fantastico perché in questo giorno, qua, circa vicino a Roma, abbiamo 2.500 macchine
e abbiamo tra 6.000 e 8.000 persone che sono tutti appassionati del marchio. E questo per noi, al di là dell'evento, al di là dell'evento che facciamo oggi, è emotivo, emozionante, perché abbiamo tutti gli appassionati che sono qua, abbiamo gente che ha fatto 2.000-3.000 km per venire qua. Siamo la prima marca francese sul mercato italiano, Citroën. Secondo, ci sono due paesi in Europa che hanno la più forte progressione sull'anno 2008 rispetto all'anno 2007, Francia e Italia per Citroën. Questo per noi è fantastico, segnale captatore molto positivo. Terzo punto, abbiamo una progressione sul mercato di commerciale che è una progressione di più di 40%, e questo una cosa molto interessante per il futuro. Il mercato aziendale per noi sarà una parte integrante del futuro del marchio Citroën. Comunque, in un mercato molto difficile, in un periodo di recessione globale, stiamo resistendo come sempre, perché Citroën ha radici di resistenza e fa 100 anni che siamo qua resistendo e continueremo. Sì, abbiamo una tradizione dei monovolumi. Ricorda, abbiamo lanciato più o meno i monovolumi concettualmente 10 anni fa con il Berlingo. Abbiamo dopo fatto il C8, abbiamo dopo fatto il C4 Picasso 5 posti, dopo il C4 Picasso, Gran C4 Picasso 7 posti, che è il monovolume più scelto delle famiglie italiane in questo momento. E domani mattina, in 2009, con una presentazione che facciamo a Parigi e al Motor Show di Bologna, lanciamo la C3 Picasso. C3 Picasso, un concetto fantastico. È la vettura malleabile, la vettura con che si può fare tutto lo che vuole. Una serata VIP e domani mattina andare nel campo con un bagagliaio di 500 litri. E mi sembra un strumento di guerra e di conquista per noi in 2009.